fa? Ma dove sarà Sibert? Ho la sensazione che sotto a questa storia ci sia mio zio. Oh, no! Forza, Aura, proseguiamo a piedi. Se si tratta di quello che temo, è meglio che non ci senta arrivare. Prima funziona! Sì. Siamo ricchi! Senta, capitano, scusi, ma non crede che i suoi uomini abbiano già abbastanza foche? Vede, professore, pensi a tutti quei bambini in Europa che sarebbero così felici di avere una piccola foca. Io diventerò Babbo Natale. Sì, io voglio essere un vero Babbo Natale per loro. Non è delizioso? Eh? Mi scusi ora, professore, perché non se ne torna al villaggio ad aspettarci? Potrebbe fabbricare magari altri richiami per il signor Cioppi e per il signor Stecca. Dopotutto è per una giusta causa, non è vero? Beh, vada. Ecco io. Se no, perché ci prenderemmo un tale disturbo? Capito? Potreste avere intenzione di venderle agli zoo, oppure addestrarle per i circhi, o addirittura. Venga, ma voi siete dei bracconieri! Non è così! Pur essendo un professore, ce ne ha messo di tempo per capirlo. Rinchiudetelo assieme alle sue amate foche, così sarà contento. Non riuscirete a farla franca! Io vi fermerò! Beh, immagino che farebbe meglio ad arrendersi subito. Ma perché è tanto difficile trovare degli aiutanti capaci? Forza, c'è ancora posto nella gabbia e dobbiamo riempirla! Che cosa mai ho combinato? Oh, che meraviglia! Ce ne sono abbastanza da riempire la nostra gabbia e anche una seconda! Ora dobbiamo radunarle di nuovo. Lo sapevo che c'era mio zio dietro a questa storia. Prendiamoli! No, Tom, non possiamo vincere in questo modo. Dobbiamo tenerli d'occhio e seguire le loro orme fino al campo. Forse lì potremmo fare qualcosa. Ehi, certo che sei una foca ben strana, tu! Tre uomini, uno grasso, alto e barbuto, il mio fischietto, le foche, centinaia ipnotizzate, catturate per colpa mia. Ho capito, si tratta di mio zio. Loro hanno catturato queste piccole foche per ucciderle e venderne le pelli. Ed è stata tutta colpa mia. Dobbiamo fermarli subito. Ma prima però devo uscire da qui. Mi hanno buttato qui dentro quando io ho capito il loro piano. Forse non sarà tanto difficile quanto crede. Anch'io pensavo di fare così se gli altri miei piani avessero fallito. Oh, dobbiamo sbrigarci. Torneranno qui presto. Ciao, ciao! Ma è tutto inutile. Il suo fischietto funziona troppo bene. È tutta colpa mia. È una grave colpa, lo so. Ho ceduto alla tentazione. Volevo creare un fischietto nuovo di zecca, mostrare una nuova invenzione. Ma ho capito troppo tardi. Sono diventato complice di quei bracconieri. Beh, almeno ha imparato una volta per tutte che non deve più fabbricare richiami. Gli animali potrebbero pagarne le conseguenze. Certo, bisogna anche tener conto di tutti gli altri animali. Presto, ritorniamo in città. Ha provocato tutto questo e adesso vorrebbe scappare. Lei deve restare qui per salvare le foche. No, non mi avete capito. Noi salveremo le foche disfando quello che ho fatto io. Ma prima dobbiamo tornare al mio laboratorio. Ho un lavoretto da fare. Caspita, ma professore, che cos'è questo? A che cosa serve? Questa è la macchina che fabbrica i fischietti. È capace di produrre richiami che imitano qualsiasi suono dell'universo.
Qualsiasi suono. Qualsiasi suono. Fino ad ora ho fabbricato richiami per gli uccelli, ma ero certo che la macchina sarebbe stata capace di produrre altri tipi di richiami. E quando mi hanno chiesto un fischietto per le foche, ho voluto provare, ma naturalmente non sapevo lo scopo di quei furfanti. Già. Mio zio sa essere molto convincente quando mente. Hai ragione su questo, Tommy, ma è un gioco che si può fare anche in due. Mentre io batto la formula, tu puoi vederla sullo schermo. Oh, ho capito. Professor Cercasuoni, lei è un vero genio. Ora non dobbiamo fare altro che dare questo fischietto a mio zio. Non preoccuparti, Tommy, a questo penso io. Ora voi due andate a nascondervi. Oh, come riuscirò a scappare adesso? Mi troveranno e non posso più nemmeno tentare di correre con questa gamba ferita. Forse non riusciranno a trovarmi se mi muoverò. Piano, piano. Forse non mi prenderanno se non farò tanto rumore. Devo muovermi piano. Torna subito in gabbia prima che decida di scorticare anche te. Ma non riesco a camminare. Questa volta chiudete la chiave. Ehi, dammi la chiave, Choppy. A me sembra di averla data a te. Ma io sono certo di avertela ridata. Può anche darsi. Ora è tutto sotto controllo. Ora si può proprio dire ogni cosa è al suo posto. Non c'è tempo per giocare, Choppy. Abbiamo del lavoro da fare. Ok, capo. Sei tu, Sticca? Sì, che c'è, capo? Rilassatevi, rilassatevi, non vi arrabbiate. Vi suona una bella musichetta, se volete. Vi va? Choppy, Sticca, aiutatemi! Fuori, fuori, andate via da qui, fuori! Ehi, ma per cosa mi prendete? Per un salmone o che altro? Aiutatemi, aiutatemi! Ciao, ciao, fuori, fuori, fuori! Dobbiamo fermare le foche! Dobbiamo salvare il capitano! No, prima ci sono le foche! Ma pensa al capitano, se non lo aiutiamo, lui ci ammazzerà! E se non fermiamo le foche, lui ci ammazzerà ancora di più! Hai ragione, Choppy. Il capitano ci direbbe di fermare le foche. Andiamo! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi, insomma, aiutatemi! Vattene via, vai via, levati, lasciami in pace! Levati di mezzo, a casa tua! Choppy, Secca! Aspettatemi, fateci un po' di posto, qui dentro saremo al sicuro! Ecco fatto, Mara mea! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto!
Il professore ha capito che le invenzioni più geniali possono avere effetti disastrosi.